In 1960, Italian film director Federico Fellini introduced the world to the Italian ideal of La Dolce Vita in his award-winning movie of the same name. But Italians have indulged in the sweetness of life for centuries, long before Fellini's movie celebrated its expression. Whether that sweetness was on the Italian coast or Rome's Trevi Fountain. From the fishing ports of the Pontine island of Ponza to the delicious mozzarella cheese of Paestum and the quiet streets of Imdina, Italians know what brings beauty to life. On the quiet streets of the hillside town of Civita, church bells draw the Arboresh community into Papas Remus Mosneig Kelin's services. Just down the street, Delia Piscitelli carefully sews gold thread into dresses, creating intricate artworks of hand-stitched embroidery. In the busy port of Valletta, Victor Caruana paints the brightly colored Maltese Luzzo boats with symbolic designs to bring them luck on the seas. Għaxkont immur qabel kien hawn wieħed. Ipenġi l-karkara d-dajes. Jiena kont immur meta naħdulu d-dajsa qabel ma qabadt impenġi jien kont immur noqgħod nikkupjaħu kien jagħmel li dak barra sek lej id-dar u doqgħod ħares lejja. Oqbadt u mbagħad bil-mod nittrejsjalu l-affarijiet tiegħu u oqbadt nagħmelhom jien. Bdejt impitter id-dajes, qed huma meta kelli 14 years old. Biex nagħmel dajsa sħiħa trid qed ġurnata. L-iktar ħaġa li nħobb nagħmelha sapa l-istilet għax daw koll għandhom xi ħaġa li tfisser. L-istilla dik tal-baħar jgħidula, għalhekk nagħmlu lilha, u lajn jagħmluha fuq l-Luzzu dik tħares is-sajjiet mis-saħta tal-baħar jgħidu. Between 1500 and 1700, the Arboresh people came to Italy as refugees from what is now Albania. For 500 years, the church has helped this minority community maintain its language and religious rights. Trovata proprio civica, proprio nido d'aquila, quindi chi arriva arriva resta incantato già da come entra in paese. E sono nata in Germania, mio padre è Arbresh, mia madre è siciliana. E quindi all'età di 2 anni sono venuta qua e sono cresciuta qua a Civita. Incomincio a ricamare l'oro e all'età di 17 anni, perché non avevo il vestito Arbresh, a tutti i costi dovevo fare il suo vestito. E quindi sono un'autodidatta. Questo è il rocchetto di oro. Questi sono i vari passaggi che si fanno, perché il disegno non va mai messo, mai scritta la stoffa. Va carta e stoffa cucita e poi strappata la carta e resta il cotone.
Poi dal cotone le parti che vanno passate con l'oro vanno riempite con un cotone più doppio per dare volume e quindi vanno i vari passaggi. Infatti qua un pezzo finito con oro e argento, questo è finito. Invece questo ha il valore di 4.500-5.000 euro. Solo questo. È un hobby per me, è una cosa che piace, creo i disegni e faccio tutti questi ricami di oro. Civita vivo da 5 anni e da quasi 2 anni sono il parroco di questa comunità. Il popolo che vive a Civita è fatto di persone che abitano queste zone e le abitano da 500 anni, perché questo paese fu fondato alla fine del 500. Profughi sono scappati dal pericolo dei turchi, dal pericolo turco, e sono arrivati in queste zone, sono stati accolti e ospitati. La spiritualità bizantina è stata decisiva, direi, sulla formazione dell'identità del popolo italo-albanese arbrese. L'iconostasi è una delle parti più importanti della Chiesa di rito greco-bizantino. L'iconostasi, per come si presenta, a prima vista, rappresenta un muro che divide qualcosa. In realtà non è così, è un invito. Sappiamo bene che dove le case hanno le porte aperte è un invito ad entrare. Ed ecco allora Dio che apre la sua porta, la porta della sua casa, al fedele, e quindi il fedele può entrare. No place represents la dolce vita more than the coastal cities on the southern shores of Italy. Whether strolling along the sunny cliffs of Sorrento or boating through the deep blue waters of the Strait of Messina, the people of Italy enjoy the fullness of life.